sepolte senza pagine di storia, ma adesso c'è Ted che ce lo racconta. Uomini e donne senza gloria, figli di un'Italia senza memoria. Italia-Germania 4-3. Oggi vi racconto una storia che probabilmente solo io in Italia, forse al mondo, conosce. E vi spiego anche come mai la so. Anni fa mi trovavo a Milano in un negozio che vende abbigliamento sportivo vintage. A un certo punto mi fermai a guardare una foto appesa al muro che ritraeva un momento di gioco della partita Italia-Germania 4-3. Mentre la guardavo incantato, sentii una voce con un accento piuttosto crucco provenire da dietro di me che disse: «Ah, mi stai guardando giocare?». Io perplesso mi girai e vidi un signore abbastanza in là con gli anni, biondissimo, dall'aspetto chiaramente nordico. Se non si fosse presentato, non l'avrei certamente riconosciuto. Era Karl-Heinz Schnellinger, ex difensore del Milan e della Germania. Praticamente mi raccontò da protagonista un dettaglio della partita Italia-Germania 4-3, probabilmente la partita più famosa della storia del calcio, non peraltro ribattezzata la partita del secolo, che non avevo mai sentito prima. Intanto dovete sapere che la partita Italia-Germania, che è proverbialmente ricordata per i suoi tempi supplementari così avvincenti, dove una squadra segnava e l'altra pareggiava, una squadra risegnava e l'altra ripareggiava, è stata nei primi 90 minuti una partita noiosissima. Se andate a vedere il tabellino, infatti, vedrete che Boninsegna segna l'1-0 dopo pochi minuti dal fischio d'inizio e proprio Schnellinger pareggia al 90esimo. In mezzo c'è stato davvero poco di rilevante. Il pareggio scaturì da un'azione di gioco dove, dopo un cross diretto al centro dell'area, Schnellinger tutto solo insaccò con grande facilità. Schnellinger mi disse che non avrebbe mai dovuto trovarsi lì. A quei tempi, infatti, con la marcatura a uomo, era assolutamente vietato ai difensori superare la metà campo, figurarsi andare anche a pochi metri dalla porta avversaria, e quello era anche il motivo per cui si trovò senza nessuno a marcarlo. Ma perché Schnellinger allora si trovava lì? Mi disse che, data la brutta figura fatta dalla Germania in quella partita, quando mancavano pochi secondi dalla fine, avendo visto che i giornalisti erano dietro la sua porta, lui si stava avvicinando il più possibile al tunnel di uscita che era dietro la porta avversaria, per evitarli. In quel momento, dal nulla, vide una palla piovere dal cielo che lui dovette infilare in rete semplicemente alzando la gamba. Un gol che avrebbe fatto chiunque. Addirittura mi disse che sul momento si lanciò a terra a braccia aperte, non tanto per la contentezza di avere segnato, ma perché di lì a poche settimane sarebbe dovuto tornare a Milano ed era convinto che, se quel gol allo scadere avesse significato l'eliminazione degli azzurri, gli italiani non gliel'avrebbero mai perdonato. Sappiamo tutti, fortunatamente, come andò a finire. Per il bene nostro e soprattutto di Schnellinger.